adesso giustamente dice lei, cominciamo a perdere tempo. Io adesso, no, però mi sono già un po' espresso su questa cosa. Devo sapere dove va questo benedetto mercato del lavoro. Ecco, giusto perché sì. Ah, bella. Ed è trovatella ed è così? Dipende dove la fa pure. Che passare in giro? No, questo non te lo so dire. Però, che, un, me, che ha un bel cane, sì. La base però, fino a questo non mi spingerei. Comunque. Allora, io ovviamente vi dico cose che magari sapete già, anzi probabilmente sapete già, però magari chi fa formazione o lo fa, sta facendo per poi fare altra formazione, si metta nell'ottica di raccontare queste cose a chi ci troviamo davanti, perché non dobbiamo dare per scontato niente, ok? Spesso scopriamo che le persone hanno dei buchi clamorosi su cose che noi diamo per scontato, ok? Quindi scusatemi se vi dirò cose che sapete già, ma insomma è importante citarle tutte e cercherò comunque di non dilungarmi. Allora, anzitutto, chi sono gli attori del mercato del lavoro? Chi è che sta su questo palcoscenico? Avete idee? Di massima, così? Macro categorie? Ok, sì, però come li categorizzi? Allora, ci sono... Come... Cosa hai detto? Le aziende sono uno. Ok, perfetto. Dall'altra parte chi c'è? Sono le aziende, i lavoratori, ma non solo i lavoratori, perché ovviamente c'è anche chi... I sindacati, sì. Società di recruiting, centro per l'impiego. Lei da dove viene? Anche tu? Sì, dal centro per l'impiego e tu dal... Ah, sempre centro per l'impiego, ma più in generale cos'è? Sì, ma ancora più in generale? Pubblica amministrazione, il pubblico. Okay, la pubblica amministrazione, quindi abbiamo il privato e le aziende, la pubblica amministrazione, i lavoratori, chi cerca lavoro. Manca qualcosa? Adesso li vediamo, manca forse l'elemento più importante che tutti si dimenticano, però vediamo dopo. Allora, le aziende. Sì, buonanotte. Allora, chi c'è dentro le aziende? Con tutte robe, con solito inglese. HR director, HR manager, recruiters, manager di funzione. Queste sono tutte un po' le persone che cercano lavoratori dentro le aziende, ma dentro le aziende grandi. Perché nelle aziende piccole c'è il paron, come si dice da noi in Veneto, e la segretaria forse, ok, tutto lì. Comunque, queste sono, ovviamente, è la parte che quasi tutti rispondono subito. Chi c'è nel mercato del lavoro? Le aziende. Sì, è la parte che conosciamo di più. Poi c'è il settore pubblico, come dicevamo, che ha un sacco di cose. A livello nazionale c'è il Ministero, c'è l'ISFOL, c'è Italia Lavoro. A livello regionale ci sono i centri per l'impiego, a livello accademico ci sono gli uffici di placement universitari, che sono degli uffici, sto qua a dirvelo, lo conoscete meglio di me, e a livello comunale ci sono i centri di orientamento al lavoro. Attenzione, che anche il pubblico, forse se posso permettere questa provocazione, voi al sud lo sapete meglio di noi al nord, è anche un datore di lavoro. Nel senso che noi dal nord tendiamo a pensare soprattutto alle aziende come datori di lavoro, voi sapete anche che c'è anche il pubblico, insomma, noi tendiamo a pensarci un pochino meno al nord. Ma chiaramente perché è stata una grande fascia per tanti anni l'occupazione, il posto pubblico che sta sicuro per la vita, ma ancora adesso, insomma, con tutti i problemi che c'ha, il pubblico ancora... assume ancora, è un datore di lavoro e ha il suo appeal sicuramente. I mediatori, nel senso che persone, ma anche media, che si mettono tra intermediari tra chi cerca e chi, cioè chi, tra i due che cercano, quelli che cercano lavoratori e quelli che cercano posti di lavoro. Vedete tutti più o meno? Sì, ok.
Scusate, questo è un bug, non capisco perché mi è venuta sta roba. Comunque, agenzia per... la risolverò la prossima volta, prometto. Agenzia per il lavoro, quindi Adecco, Manpower, Umana, Umana è da noi, forse voi non ce l'avete, ma tutte queste cose qua. Ah, ci sta Umana, tutte queste cose qua. Poi ci sono i famosi cacciatori di teste, che però cercano solo a un livello abbastanza alto. Poi ci sono i media tradizionali, tra virgolette, quindi il Corriere della Sera, la Repubblica, gli inserti famosi. Poi c'è il web, che è il nuovo grande canale dove tutti si cercano. Ci sono i portali di incontro e di lavoro, le bacheche online, i motori di ricerca, JobRapido, LinkedIn, Monster, tutte queste cose qua. Ok? Quindi sono quelli che ci mettono in mezzo. Poi ci sono i formatori. Questa è il grosso, diciamo, c'è la scuola, l'istruzione prescolastica, l'istruzione primaria, l'istruzione secondaria, l'istruzione superiore, quella dell'università, eccetera, eccetera, e poi c'è la formazione continua. Quindi ci sono tutte quella, e ci siamo dimenticati di citarli prima, ma anche loro sono degli attori nel mercato del lavoro che aiutano le persone a capire che lavoro vogliono fare, che magari lo facessero, ma come cercano di fargli capire come funziona il mercato del lavoro e che gli dà le competenze per essere un lavoratore appetibile, diciamo. E anche questi sono datori nel loro piccolo. Voi, parte di voi ci lavora in questo, anche io ci lavoro nella mia parte, ok? E poi ci siamo noi. Ed è quello che ci dimentichiamo sempre tutti, cioè ci pensiamo come attori nel mercato del lavoro, ma non pensiamo addirittura noi in Veneto, che, dove l'autoimprenditorialità è un credo già più di un paio di generazioni, anche noi possiamo essere datori di lavoro. E questo, io dico spesso, è anche per me è il paracadute della mia filosofia, no? Quando dico cerchi il lavoro, fai il lavoro che ti piace e lo troverai di sicuro, io lo dico sempre, no? E mi dicono: ma no, ma come, poi c'è sempre la possibilità che sei sfigato, che non trovi niente adesso. Io ho detto: sì, però se proprio ti piace, alla fine lo fai tu. Quindi, alla fine, se fai la cosa, cerchi di fare la cosa che ti piace, in qualche modo troverai il modo di farla. Magari mettendo su una piccola impresa, e sono tante in Italia. Noi siamo studiati all'estero per quanta imprenditorialità abbiamo in generale. Il numero di... Poi è vero, il sindacalista qui mi dirà: ci sono le partite di IVA false dentro questo calderone. È vero, è verissimo. Però comunque in generale siamo abbastanza propensi, anche più di altri paesi, a fare da soli. E questa è una buona cosa. Allora, chi siamo qua dentro? Sì? Questo fare da soli, diciamo, spiegato e addirittura proprio tra virgolette propagandato, non so, italiano, questo è sbagliato, non rischia di parcellizzare troppo? Cioè? Cioè, mi sono sempre chiesta se la nostra condizione italiana di lavoratori di microimprese o partite IVA non sia in effetti troppo frammentata, cioè alla fine ci spartiamo un mercato che si divide in piccolissime fette. Quando in realtà, però non lo so, questa è la mia idea, potremmo creare dal piccolo qualcosa di leggermente più grande e quindi utilizzare meglio anche le risorse. Sì, diciamo. No, a livello macroeconomico, no? Quando si parla di nazioni in difficoltà, si prende in esame la Grecia, che ha più partite IVA, più autonomi di noi, cioè le aziende sono leggermente più piccole, poi nella statistica Sì. europea subito dopo ci siamo noi, e viene questa individuata come una criticità, come un problema a Sì, infatti livello era quello che dicevo. macroeconomico, però poi dall'altro punto di vista c'è che, insomma, Cioè, il discorso è che ognuno fa il suo se c'è percorso l'imbuto, individuale. ma c'è l'imbuto anche in quel senso, cioè tutti E se quanti sei si tutti sullo stesso spartiscono. mercato, cioè se tutti Infatti. vogliono invadere la stessa nicchia del mercato, è normale che poi Cioè, se tutti sei un quanti fanno lavoratore i povero. salumieri, abbiamo 10 salumieri, ma le persone che comprano i salumi sono sempre le stesse. Magari due salumieri che aprono una salumeria Certo. No, parcellizzano infatti siete l'imbuto. arrivati ad entrambe alla conclusione. Non è tanto quanto, a parte che detto che il mondo un po' va sempre più in questa direzione qua, come dicevo prima ad alcune di voi, sarà sempre meno in futuro
io sono un avvocato, io sono un architetto, io sono... Poi tra l'altro sto parlando anche delle professioni più stabili, ma io sono un giornalista, no, saremo tante cose, e sempre di più sarà così, perché il lavoro, piaccia o non piaccia, ma è così, sarà sempre più flessibile da questo punto di vista, cioè non avremo una professione per il resto della nostra vita, avremo un ambito di competenza, augurandoselo, ma tendiamo a cambiare il paradigma di un solo lavoro per tutta la vita, sempre più ci differenzieremo e questo in un certo senso è positivo, il fatto che ci siano tante piccole attività, tante piccole imprese. La contropartita, che sicuramente il sindacalista conosce bene, ma noi tutti conosciamo bene, è che il mercato è ancora molto instabile, cioè non ci siamo ancora tanto abituati a questo tipo di paradigma qua. E allora cosa succede? Che le aziende forzano i dipendenti a diventare partita IVA perché ne hanno dei vantaggi fiscali, oppure gente che si apre una posizione per evadere, cioè ovviamente ci sono tutta una serie di controindicazioni, però in un'ottica macro direi che più o meno stiamo andando verso quella direzione lì. La cosa paradossale, ad esempio, c'è la mia fidanzata inglese e lei quando è venuta qui in Italia, ci sono tutti, soprattutto da noi al nord, ma penso anche da voi parecchio, ci sono tutti questi piccoli negozi, no? Mentre loro lì hanno grandissime catene in Inghilterra, soprattutto, no? E lei mi fa, ma come fanno a sopravvivere questi? Cosa vendono? E io obiettivamente a volte non le so rispondere, capito? Però non, cioè, come spesso succede, la virtù sta nel mezzo, ok? Quindi, come giustamente siete arrivati alla conclusione, tutte e due non è tanto quanto è frammentato, ma è cosa fanno le persone. Cioè, che tipo, se riusciamo a fare collimare bene quello che le richieste che ci sono, cioè il tipo di sensibilità dove la gente ha più voglia di spendere, diciamo, con quello che facciamo. E questo che tu lo risponda a livello di macro aziende o che tu risponda con un gruppo di piccole aziende, nei grandi conti diciamo che è più o meno lo stesso, insomma, no? Certo, la sto tagliando con l'accetta perché poi ci sono varie cose, tantissime cose che comportano differenze, però diciamo che nella mega ragionamento questo è, credo. Allora, poi chi siamo? Anche qua c'è una grande discussione perché attenzione. Ci sono gli occupati, i disoccupati, gli inoccupati e i famosi NEET adesso, famosi o non famosi, insomma. Guardate che questa confusione qua tra disoccupati e inoccupati è ancora un grossissimo problema, tanto che influenza moltissimo anche tutti i dati che vi starò per dare, perché non è così chiaro cos'è un disoccupato, cos'è un inoccupato. Teoricamente, allora, l'occupato è chi lavora. Pure semplice. Il disoccupato è chi ha lavorato e ha perso il lavoro, l'inoccupato è quello che non ha mai lavorato. Però capite bene che nel mezzo qua c'è una zona grigia abbastanza grande che sta tra chi ha perso il lavoro, però magari fa una piccola attività per mantenersi, intanto andare avanti, però sta cercando lo stesso, ma allora quell'attività la fa come la presenta, diciamo, come la fattura in qualche modo, la fa tutta in nero per dire una cosa, oppure la fa con un tipo di struttura fiscale molto flessibile, temporanea, cioè, capito? Noi tra l'altro abbiamo, come vedremo tra pochissimo, cioè abbiamo una legislazione del lavoro che è molto frammentata, molto complessa, piena di strumenti, quindi anche non è così facile sapere dove vanno, in che scatola vanno tutte quante le varie cose. Quindi anche qui cerchiamo di capire la differenza dei disoccupati e inoccupati, e poi c'è, per quanto è possibile, e poi ci sono i famosi NEET, Not in Education, Employment or Training, cioè quelli che non stanno studiando, non stanno lavorando e non si stanno nemmeno formando per accedere a un lavoro. E questo diciamo che sono poi la cosa che si spererebbe si porti allo zero, insomma. Mentre la disoccupazione, come sapete bene, ha dei livelli fisiologici, che è intorno al 3%, per cui anche il paese che sta proprio nel massimo dell'espansione, nel massimo del beneficio, più o meno ha quella fetta lì di disoccupati, e lì non è impossibile andarci sotto quel livello lì. E invece questo qui auspicabilmente non dovrebbe mai esistere.
Cioè, non dovrebbe mai esistere. Esiste, ma dovremmo puntare a fare in modo che se una persona, almeno se non sta lavorando, se non sta studiando, perlomeno faccia qualcosa perché un domani si possa occupare, ok? Come interagiscono? Cazzo, tutte le diapositive, sta roba qua. Vabbè, giuro la toglierò. Come interagiscono le persone, cioè tutti questi attori qua? C'è tutta una sfilza di cose, cioè non c'è solo il contratto, come molti di voi sanno per il lavoro che fanno. C'è il contratto a tempo indeterminato, il contratto determinato, c'è il contratto di inserimento, la somministrazione di manodopera, l'apprendistato, il part-time, il lavoro ripartito, il controllo di lavoro a domicilio, il contratto di lavoro intermittente. Cioè, vedete quanti ce ne sono di modi di lavorare. Anche questa cosa qui sarebbe bello fare un pochino di formazione, perché è un grande vantaggio per chi si va. Perché c'è tanta ignoranza su questo tema qua, e se uno va a proporsi per un lavoro, se dice al datore di lavoro puoi assumermi con questa modalità qua, che ha questi costi per te e questi benefici, è già tanto, anche perché tanti datori di lavoro non lo sanno questa cosa qua, ok? Si pensa sempre più o meno contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato. Invece c'è un universo intorno. Io qua non mi addentro perché è proprio la mia antitesi. Però ho la grande fortuna di avere mia madre che fa consulente del lavoro, quindi delego tutto a lei. Però insomma, e mi faccio spiegare da lei queste cose qua, però è bene conoscerle. Che lingua parlano tutti questi vari attori? Anche qua ci sono un sacco di termini che sarebbe bene anche qui insegnare più o meno. Cioè, cos'è il... Ma questo è già fortunato, perché dimmi quanta gente sa cos'è un LPU. Quanti sanno cos'è un LPU? Ma quanti lo sapevano? Vabbè, e voi siete quelli più formati, no? Ma è normale, non vi sto criticando perché non lo sapete, ma perché c'è sta cosa che bisogna... E questo lo troveremo anche dopo parlando degli annunci, la verbalizzazione, il fatto che abbiamo più accesso a più informazioni sta aumentando il cambio delle parole, il modo in cui le utilizziamo, quindi cerchiamo anche di capire un pochino, non è essenziale, non è la cosa più importante, però sapere cos'è la CIG, cos'è la cassa integrazione, una borsa lavoro, l'autoimpiego, i NEET, appunto, il lavoro interinale, non bisogna sapere tutto, però almeno... Un'infarinatura, bisognerebbe conoscerla tutti. Dove si trovano tutti questi attori qua? Ovviamente anche questa è una semplificazione, perché questi sono i distretti più o meno che ci sono in Italia. Qui da voi adesso scopro che avete un settore grosso dell'alimentare, qualcosa delle pelli e qualcosa del tessile. Da noi invece da me c'è tantissimo, da noi c'è tantissimo tessile, tanta pelle e meccanica un po', ok? Questi sono i grandi distretti più o meno industriali, però queste sono le macro cose, perché come abbiamo detto, sotto c'è un tessuto molto grande di piccole aziende, ma anche grandi che sono fuori dai distretti, ok? Però più o meno anche questo dovrebbe... Più o meno è anche utile saperlo, che se sei nato in Puglia a Bari, sappi che l'alimentare è dove ci sono molte aziende, ci sono molte aziende che lavorano in questo settore. Dove stiamo andando? E andiamo ai famosi bacini occupazionali. Sta roba qua mi fa impazzire, vabbè, perdonatemi davvero. Allora, nel 2025 cosa succederà secondo il CEDEFOP? C'è l'European Center for Development of Vocational Training. Allora, come vedete, le qualifiche richieste, e sottolineo richieste, secondo loro e secondo i loro dati, aumenteranno sempre di più nella fascia elevata. Quindi non è vero che, sempre secondo loro, non avere la laurea o averla non fa differenza. Allora, qua. Anche secondo me non fa differenza, la differenza fa come ti approcci e cosa vuoi fare, e qua poi lo riprenderemo. Però, diciamo, nell'imbuto della ricerca del lavoro e il resto, la laurea è e sarà sempre più attrattiva. E questo è con una buona differenza, cioè si passa dal 23% del 2000 al 39%, quindi la forbice si amplia parecchio, che vuol dire che ci si aspetta che sempre più in futuro, ma probabilmente già adesso, si richiede una laurea, perché
per anche fare lavori che prima non richiedevano la laurea, ok? E l'occupazione per competenze, cioè quanto la gente che lavora avrà o meno un titolo di, avrà, che titolo di studio avrà, anche questo vedete che aumenta, cioè si va dal 2000 che è 36,5 di laureati, quindi o elevati con master e tutto il resto, al 44,1%. Questo è europeo, su scala europea. Più o meno stabile la parte dei manuali, abbastanza decrescente, anzi scusate, dei lavori non manuali, abbastanza decrescente la parte dei manuali e più o meno stabile il lavoro non qualificato, però vedete che comunque è una parte abbastanza piccola del mercato. Poi, per settori, cosa dovrebbe succedere? Anche qua, però, non dovrei dirvelo, però anche qua veramente stiamo nelle nebbie, cioè sono proiezioni su dati su cui non c'è neanche accordo, ok, sulle basi, quindi però prendiamole così come sono. Allora, dovrebbero crescere il terziario, sempre a livello europeo, cioè la difesa, la scuola pubblica, l'amministrazione, la salute, tutte queste cose qua, il commercio, la finanza e il terziario inteso come hotel, vendita al dettaglio, trasporti. Se vediamo un pochino più nel dettaglio, allora il settore primario, l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'energia prevedono, c'è già stato un calo dal 9,1 al 6,5, prevedono che si contrarrà ultimamente fino al 5,4. Ma queste sono le inchieste o la fotografia di quello che è già? Allora, beh, come vedi, dal 2000 al 2010 chiaramente sono dati storici, da qua in poi è proiezione. Sì, volevo capire dal punto di vista dell'azienda, quindi ci sarà sempre meno bisogno di lavoratori nell'agricoltura e questo... No, ma non è solo bisogno, cioè allora fin qua probabilmente allora fino al 2010 è fin dove stanno occupate le persone, in che settore, e poi dal 2010 al 2025 dove andranno tutte le persone occupate, che sia grande così o che sia grande così, non si sa, o forse paradossalmente non interessa quanto è grande il bacino delle persone che sono occupate, però si cerca di capire all'interno di questa macro categoria di occupati più o meno dove andranno a collocarsi. C'è una differenza se diciamo che gli occupati si stanno spostando da una zona all'altra, da un settore all'altro, e le aziende si stanno spostando da un settore all'altro diverso? Sì, 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 ma certo. Cioè, spiego il concetto. Le persone stanno andando sempre meno verso l'agricoltura perché chiaramente capisco anche che un ragazzo che studia è difficile che vada a cercare lavoro poi nel settore agricolo, immagino che sia così. È diverso invece dire che l'occupabilità nell'agricoltura diminuisce. Sì. Sono due cose diverse, cioè se no andiamo a dire ragazzi che in agricoltura ci sarà sempre meno lavoro e quindi non studiate. Ma perché queste robe qua danno veramente un messaggio sbagliato, nel senso che poi hanno detto tu vuoi fare l'agricoltore? No, non lo fai perché non ci sarà nessuno che lo vorrà. Ma non è vero, perché la gente continuerà a dover mangiare patate. Capito? Cioè. Certo, e infatti, esattamente, sono proiezioni che non possono cambiare. Ma infatti, anche qua, però, qua in Italia, magari qua veramente parla anche di Europa. Quindi, brava, però a me mi hanno detto di venire qua a parlare di queste robe qua, quindi ve ne parlo in questa ora ve ne parlo. Poi nel resto facciamo cose più utili, però intanto cerchiamo anche di vederlo per capire come pensano gli altri. Ok, in questo senso ci è utile, cioè vediamo come ragionano la maggior parte delle persone là fuori, ok? E poi ovviamente per rispondere alla tua domanda è un po' se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè è chiaro che entrambe le cose si portano, cioè sono le aziende che si spostano dall'alimentare al terziario, più difficile perché un'azienda è difficile che si riconverta anche lì, soprattutto se è medio piccola, o sono le persone che più ricercano quelle robe lì, ma è chiaro che poi è legato perché magari più ricercano perché gli viene detto che il terziario tira di più o perché pensano e vedono che il tira di più, quindi... Quando si è meglio dire il contrario, cioè
Cioè, guardate che se la proiezione è questa, cercatela voi in agricoltura, perché ci sarà più bisogno di voi, cioè, forse è meglio dire il contrario. Perché sì, vuol dire però che anche sa, lì... meno gente che cerca in agricoltura e quindi i settori saperi saranno in terziario. Però dentro queste cifre qua c'è anche quanto uno pensa, cioè le proiezioni dicono nel futuro, visto che magari... Cioè ci sono tutta una serie di ragionamenti dietro, tipo l'alimentare magari pensano che si contrae perché a livello, interpreto io, a livello continentale ci sono sempre più grosse aziende, infatti il mercato del lavoro un po' a livello globale si sta polarizzando, ok? E le grosse aziende cosa fanno? Fanno produrre purtroppo fuori dal continente, cioè importano dal Sud America e cose del genere, quindi c'è anche questo ragionamento dietro. Il fatto che ci sia una richiesta minore di lavori non qualificati, penso in virtù anche di questo, perché oramai i lavori non qualificati, i lavori manuali, noi li stiamo concentrando in altre aree, cioè non sono... Questo lo vedremo ancora meglio nella slide successiva, che mi farà capire ancora di più quanto siamo nelle nebbie, perché andremo proprio a vedere quali sono i lavori che pare stiano in crescita oppure no, e c'è una differenza dentro abissale. Comunque, per chiudere un po' sta benedetta slide, il settore primario pare si controllerà un po', quindi l'agricoltura, allevamento, pesca e l'energia, l'industria anche questa abbastanza in contrazione, anche se comunque vedete che comunque c'è anche l'effetto della crisi qua, cioè dal 18,2 si è passato al 15,1 dell'industria, che per noi e nella nostra mentalità è sempre il grosso, cioè quando uno pensa al lavoro pensa a Charlie Chaplin che stringe bulloni, ok? E invece è già il 15% e sarà il 13,8, ok? L'edilizia, bene amata, però a livello continentale stabile, 7%. No, ma... Vatti a vedere il mio documentario, ma potrei parlare per ore. Ne vogliamo parlare. Vabbè, perché c'era e c'è, però c'è una bolla spaventosa dal punto di vista immobiliare. No, io il dato ti conosco, poi gli altri. In Italia c'erano 600.000 aziende edili nel 2007, una ogni 100 abitanti. Chiaro che anche lì c'è una bolla che prima o poi esploderà sull'immobiliare, i prezzi delle case sono rimasti più o meno con leggere flessioni in tutta la nazione gli stessi, le compravendite sono crollate e la metà della ricchezza dell'Italia è in immobili. Quindi sì, è un tema terribile, lo conosco molto bene perché l'ho studiato per un anno e prima o poi ci arriverà anche questo, ma no, non pensiamoci per il momento. Comunque questi sono dati europei, dal punto di vista europeo, secondo loro, anche perché la bolla, diciamo, più grossa, sì, in Italia è stata all'inizio degli anni 2000, però forse a livello continentale è stata più negli anni 90, e quindi già il settore aveva raggiunto il massimo di espansione, probabilmente loro stimano che quello è e quello rimarrà, insomma. Però anche lì, cioè, veramente viviamo nel... Se domani, come vi ho detto, secondo me veramente succede l'altra grande crisi, chissà dove come ci riassetteremo. Quindi vabbè, andiamo via veloce perché abbiamo già discusso anche troppo su sta roba qua e sul suo valore. Gli hotel dicono che passano dal 23,9 al 25, quindi più o meno stabile. Hotel, vendita al dettaglio, trasporti, quindi scusate, il terziario. E poi il commercio in crescita dal 20 al 25 e il più o meno stabile l'alto terziario, tra virgolette, pubblico, quindi difesa, scuola, pubblica amministrazione, salute. Oggi come siamo messi? Disoccupazione giovanile 36,8%, occupazione giovanile 16%. Più di un occupato su tre dei giovani, più di uno su tre dei giovani attivi è disoccupato. Tasso di occupazione 12%, gli inoccupati 36,4%, dati Istat 2013. L'occupazione giovanile nel mondo. Ecco, anche qua. Chi lo diceva che l'occupazione giovanile è più alta di tutte in Canada? Poi seguita la Finlandia, Australia, Stati Uniti, Brasile, Venezuela, Panama, Filippine e Serbia. 16% in Italia. Occupazione giovanile questa, dati dell'ILO del 2013. Anche qua, vabbè, fa un po' il tempo che trova
Ma evidentemente dipende anche dalle politiche che hanno i vari stati per l'inserimento al lavoro. La disoccupazione giovanile in Corea del Sud è l'8,8, in Olanda è l'11, in Australia è l'11, Panama anche qua, alta, Canada, Brasile, Venezuela, Filippine, Stati Uniti e il 36,8% di disoccupazione in Italia, disoccupazione giovanile in Italia, quasi 37%. Anche qua rivogliamo riaprire il capitolo di cosa vuol dire disoccupazione, come lo misuriamo noi e come lo misurano i canadesi o i coreani? Però, diciamo, più o meno. In Europa, quali sono i tassi di disoccupazione più bassi? In Norvegia c'è il 3,6, in Svizzera c'è il 4,6, in Austria c'è il 4,7, in Germania il 5,4, in Lussemburgo il 5,6. Considerando che il fisiologico è il 3,54, comunque pensate che anche la Germania un pochino sopra c'è, però ovviamente sta comunque da Dio rispetto a noi, eh. Dove noi siamo al 12% per disoccupazione generale di tutto, ok? I famosi lavori emergenti, anche questo a livello europeo. Allora, e qua vediamo un po', dal 2010 al 2015, a livello europeo, il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, igienici, lavanderie assimilati è cresciuto dal 7,8 al 9,6 a livello europeo. E quindi uno dice, ma allora vedi che non mi serve un cavolo la laurea, ma perché per esempio gli specialisti in scienze giuridiche, anche quelli sono cresciuti. Però attenzione anche qua, di che variabilità stiamo parlando? Stiamo parlando dall'1 all'1,10. Addirittura hanno inserito ingegneri professionali assimilate che restano stabili. Ok, quindi è tutto un po' preso per le pinze. E anche qua c'è cioè, ingegneri e i fabbri e ferrai, i costruttori. Quindi vedete che forse se volete trovarci un mega trend è che anche qua ci stiamo polarizzando, cioè si va o verso l'alta specializzazione da un punto di vista di competenze, all'alta specializzazione nelle competenze manuali. E questo porta le persone a dire dovete specializzarvi, dovete trovare una cosa sola in cui, ma piccola anche così, in cui siete bravi e basta. Anche su questo io ho molto da eccepire, perché ma allora perché tutti mi dicono che dobbiamo essere flessibili? Cioè, come faccio a essere flessibile se sono stra specializzato? Secondo me è più importante essere flessibili, cioè fare, ripeto il mio mantra, fare la cosa che ti piace nel settore in cui sei bravo e sei formato, ma saper fare diverse cose, perché sempre di più le aziende avranno bisogno di diverse cose, no? E anche lì ti chiedono di essere in azienda e non fare il tuo compito e basta. Sempre di più, anche nelle grandissime aziende dove un po' tutti si sentono gli ingranaggi, viene sempre più chiesto di avere un po' delle famose competenze trasversali, che sono le vere cose che servono e che poi sono quelle che non finiscono nel curriculum, cioè capacità di stare in team, capacità di coordinare. Sapere un po' che tipo di persone siamo e come possiamo applicarci a vari tipi di lavori, ok? Cosa non funziona invece, anche qua, stesso discorso di prima, operai addetti a macchine per lavorazioni metalliche e prodotti minerali, dallo 0,5 allo 0,3, conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli, operai specializzati nella lavorazione del cuoio, delle peli e delle calzature assimilati. Allevatori, agricoltori, artigiani, operai specializzati in attività poligrafiche dei laboratori fotografici. Anche qua però uno mi dice, vabbè, ma però ho il distretto della pelle qua, magari qua da me stanno cercando, quindi questi sono anche dati da Click Lavoro, quindi nazionali, scusate, non europei ma nazionali, questi dati da clicklavoro.gov.it. Quindi insomma, vabbè, anche questi prendiamoli per quello che valgono. In Europa, invece, quelli più richiesti, e anche qua dobbiamo distinguere tra richiesti e occupati, i più richiesti sono gli esperti di prodotti finanziari, architetti, ingegneri assimilati, addetti ai servizi di guardaroba e ristoranti. Vedete come anche qua andiamo un po' a pescare di qua e di là, professioni a vari titoli impiegate alla cura della persona, tecnici informatici, meccanici e montatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, venditori e dimostratori,
Comunque, tutte queste robe qua potete anche andarvele a trovare su Click Lavoro. Quindi, dopo c'è tutta una lista. Ecco, non copiate tanto, cioè, ovviamente copiate quello che volete adesso. Però poi vi ho messo una slide dove ci sono tutti quanti i siti. E poi là magari ve li copiate e andate a vedere. La formazione che va, tra virgolette, anche qua, con tutti i bias che abbiamo detto prima della ricerca del lavoro. Quello che piace ai datori di lavoro, dicono loro, fatto che poi si scopre che comunque sono laureati in filosofia pure loro, è l'ingegneria dell'automazione, le scienze della formazione primaria, l'ingegneria delle telecomunicazioni, l'assistenza sanitaria, infermieristica, l'ostetricia, l'ingegneria meccanica, mineraria, navale, l'ingegneria elettronica, scienza dell'alimentazione e statistica. Cioè, se a uno piace scrivere qua, deve spararsi. Dire, no? Detto, ecco, sei nato sbagliato, no? Anche qua, vabbè. E poi anche qua ci sono un paio di dati tra virgolette interessanti. La condizione occupazionale dei laureati. Questa è la prima indagine che hanno mai fatto sull'occupazione dei laureati in Italia. Anche qua rendiamoci conto, cioè per 60 anni non ci siamo interessati di sapere a 5 anni come erano messi i laureati, ok? E questo laureati, al di là, non pensiamo solo giovani laureati, ma a tutti, ok? Quindi anche chi si è laureato nel 1960. Il tasso di occupazione è il 90%, ok? Quindi questo ovviamente interpretatelo anche in senso storico, perché ovviamente nel periodo in cui tutti trovavano lavoro, anche i laureati ne hanno trovato addirittura anche di più. Hanno il 71% di stabilità a 5 anni dopo la laurea, ma a 5 anni, non solo a 5 anni, può essere anche a 30, 40 dopo la laurea, quindi è la media di tutto. Tasso di occupazione a un anno, invece questo sì è preso appena un anno preso dopo la laurea, 68% primo livello, 70% specialistici, 59% ciclo unico, con elevata quota in formazione non retribuita. Le retribuzioni... anche qua vedete il primo livello specialistico ciclo unico non sono altissime, anzi sono parecchio basse considerato che sono persone ad alta formazione, ok? Però diciamo che con buona percentuale, a dispetto di quello che si dice, lo trovano in qualche modo. Ma anche lì un po' perché se hai fatto la formazione hai avuto più tempo di capire cosa vuoi e che cosa ti piace e sei più pronto, oltre ad essere un pochino più appetibile nel maledetto mercato degli annunci, sei anche un pochino più pronto a venderti e a cercare nella maniera giusta. Ok, quindi serve anche a quello la laurea. Ecco qua, se volete copiarvi un po' di link, lavoro.gov.it, italialavoro.it, isfol.it, ilo.org, cnel.it. Insomma, se volete copiatevi. Questo per invece per quanto riguarda la formazione. Questo per quanto riguarda il lavoro, questo per quanto riguarda la formazione. Vi do, se volete, un minuto per copiarle proprio veloci. Siamo più o meno per un attimo. Ok. Non ricordo nemmeno più se c'è... Eccolo qua, sì. Ah sì? Può essere.
No, cioè, è lo stesso sito, però probabilmente, siccome è molto grosso, sono due declinazioni diverse, insomma. No, fate con calma. Ok, detto questo, arriviamo al punto. Scusate, anche qua, ma a cosa serve tutto questo? Scusate, ma siccome attendevo di sapere un po' meglio chi eravate e tutto il resto, ho dovuto veramente prepararlo di notte questa cosa qua, quindi ci sono un paio di errori nella presentazione, ma insomma il succo vabbè, è questo. A cosa serve tutto questo? Questo è il lavoro che il mercato vorrebbe che facessimo, ma non è il nostro lavoro. Ok, quello che dicevamo prima. Perché dobbiamo fare quello che ci richiedono? Il lavoro è il nostro, è la vita nostra quella che ci mettiamo. Sono 40-50 anni della nostra vita. Sarà la cosa che faremo di più nella nostra vita. E come diceva, non mi ricordo che attore, filosofo, scrittore, il resto, non è che c'è la vita una prova. Cioè, siamo buttati sul palcoscenico subito. Noi molti pensiamo, a volte pensiamo che, ma sì. Vediamo come va, però non avremo una seconda occasione, purtroppo. Anche se non piace dirlo, ma come dicono gli inglesi, from cradle to grave, dalla culla alla tomba, il viaggio è uno solo e non si torna indietro, quindi è meglio spenderlo bene, no? Piuttosto che cercare di fare quello che ci dicono. È così importante trovare un lavoro facilmente e passare 40-50 anni a fare qualcosa che non ci piace? È davvero così importante? Ma ne abbiamo parlato già tanto prima. Il lavoro che ci piace è quello che facciamo meglio. E anche questa è la grande verità, no? Se noi facciamo qualcosa che ci piace, probabilmente lo faremo anche meglio. E avremo una vita più felice, mediamente, abbiamo più possibilità di fare carriera e più possibilità di trovare lavoro. Ma questo lo vedremo anche meglio dopo. Qua c'è la parte di come trovare il lavoro. Quindi io adesso in 45 minuti ho esaurito il tema che dovevo dedicare tutta la giornata. Però io me lo terrei per il pomeriggio questo, perché mancano 20 minuti all'una, e quindi se volete, con la promessa che poi nel pomeriggio arriva la ciccia grossa, ok? Cioè la cosa che funziona, la cosa che è come fare, come si trova, come funziona davvero. Se volete ne parliamo di quello che abbiamo detto fino adesso. Siccome non voglio cominciare e poi interrompermi, capito? Perché dovremmo fermarci all'una, magari dovete tornare a casa a mangiare il resto. Ditemi voi. Però comunque mi interromperò a un certo punto perché presumo di lavorarci quasi tutto il pomeriggio sulla ricercativa del lavoro anche tramite internet. Quindi ditemi voi, io se vuoi vado avanti senza problemi e ci interrompiamo a metà. Allora, per alzata di mano, preferite discutere altri 15 minuti su queste cose qua e fermarci all'una o andiamo per la parte. Andiamo avanti e vediamo dove ci fermiamo. Chi preferisce. Com'è? Sì, comunque non so a che punto arriveremo all'una e mezza, quindi. Però a un certo punto voi mi dite basta, stop e ci fermiamo. O se no ci fermiamo adesso o discutiamo 15 minuti e ci fermiamo e poi facciamo tutto insieme nel pomeriggio. Per alzata di mano, quanti dicono tutti insieme nel pomeriggio? Sì. Esatto. Era solo se preferite fare tutta, tra virgolette, la tirata, sempre con un po' di pause nel mezzo del pomeriggio, volete già cominciare a. Discutiamo allora un attimino di cosa abbiamo detto fino adesso. Avete domande in generale? Da qua all'una? Detto che comunque abbiamo già parlato parecchio questa mattina e vi ho spiegato un po' cosa ne penso. Magari volete parlare un po' delle vostre esperienze personali con questi numeri qua, come vi relazionate, come le comunicate. Fuori. Che poi si guarda la realtà, cioè che i nostri laureati, i nostri studenti alla fine sono anche migliori, non sicuramente inferiori di generazione,
ragazzi coreani che riescono sempre a ottenere coreani, statunitensi, risultati migliori, mi rendo conto che, ecco, questi dati poi lascio anche un po' che trovano, questo lo misuro nel mio lavoro di insegnante, cioè i dati, i dati statistici, no? Penso alla collega che mi fa parlare della scuola, e vediamo, noi siamo talmente impressati per la questione invalsi, perché ormai nella scuola si deve fare soprattutto quello, quando le competenze non sono solo quelle certificabili attraverso questi test, mi rendo conto che almeno per quella che è la mia esperienza, non di lavoro, ma i dati statistici li considero con molto scetticismo, insomma. Anche perché bisogna vedere anche i criteri che utilizzano per fare questo tipo di indagini, voglio dire, pure per le università, si parla di università migliori o peggiori, il criterio è quello in base alla ricerca che si fa, però a monte la ricerca esige soldi naturalmente, quindi è naturale che alcune università siano più gettonate e che vadano avanti perché c'è più ricerca, ci sono più soldi e quindi ci sono anche più iscrizioni, è un circolo che poi alla fine non si esaurisce mai, quindi bisogna sempre vedere quali sono i criteri. Bisogna sempre prenderli, secondo me, assolutamente con le pinze, cioè mai dare fiducia a questi numeri, perché poi appunto sono numeri. Esatto. Ma secondo voi perché hanno chiesto a me di fare una giornata intera su queste cose qua? E perché ci sono enti su enti su enti che parlano di numeri, di dove va il mercato del lavoro e cercano di capirlo in una società come siamo messo che cambia da un anno all'altro? Sui numeri. E quindi... ad esempio noi abbiamo un grande problema rispetto alla regione dati dell'occupazione, non so se il centro per l'impiego mi supporta su questo, perché quando noi chiediamo l'incidenza di determinate politiche nello sviluppo, diciamo, occupazionale, poi ti danno il trend, no, più 53.000, quando poi in realtà, voglio dire, il dato andrebbe letto al contrario, no, è meno tot. Quindi, come dire, il dato aggregato ti serve o per giustificare o per indirizzare oppure per fare altro. Sì, sicuramente. Vabbè, anche perché secondo me un periodo come questo di estrema instabilità, diciamo che il problema è che ci sia ancora proprio a questi numeri, cioè come se fossero una certezza, una sorta di ancora, ci dirigono, secondo me è questo il salvagente. Siamo nella nebbia e stiamo cercando delle lucciole per capire se sono dei fari o se sono, però questo... vedo, non lo trovo, se non una sorta di, diciamo, di faro che illumina la strada da intraprendere per avere successo nel 2025, ma voglio dire, 2025 sono 12 anni e relativamente sono pochi, però immaginiamo cosa in 10 anni è successo in Italia, voglio dire, nel 2003 non c'era assolutamente la situazione che stiamo vivendo oggi, quindi mi chiedo, cioè davvero lasciano il tempo che trovano così, utilizzando le sue parole, però effettivamente sono una sorta di salvagenti, appunto, cioè di ancora sulla quale, diciamo, cerchiamo di trovare la via. Sì, perché è normale che noi ci interroghiamo su come sarà il futuro, è normale che non ci piaccia l'instabilità. Purtroppo non credo sia mai successo nella storia dell'uomo che la storia abbia accelerato così tanto, ok? Che viviamo in tempi così incerti, pure nella disperazione. Questo si apre un capitolo artistico, filosofico, affascinante, ma forse addirittura se pensate ai vostri nonni, cose del genere, c'era molto più fatalismo, tra virgolette, cioè è stato poi la concezione prima dell'umanesimo che ha messo il germe durante il tardo medioevo, poi comunque l'illuminismo che si è arrivata alla determinazione dell'uomo, ok? Prima c'è una concezione, anche adesso comunque in larghe parti del mondo, e comunque una cosa che anche per fortuna rimane come sottofondo, c'è un fatalismo che prima era legato alla divinità e adesso è legato un po' a, per molti ancora, la divinità, per altri a quello che è, cioè si pensa al mondo come una cosa, cioè uno dei grandissimi dubbi filosofici, no? Sei tu il creatore del futuro o il futuro ci viene imposto in qualche maniera, tutto sta nell'approccio. Adesso senza fare discorsi enormi, però una volta quando il bambino moriva di freddo, è morto il bambino di freddo, ne facciamo un altro. Per noi è una cosa quasi inconcepibile. Si moriva a 40 anni e diceva, cioè, come mi diceva, mi ricordo uno dei pochissimi ricordi che ho di mio nonno, diceva che suo padre, cioè loro, per noi pensiamo che per generazioni e generazioni la storia non c'è stata l'idea della progressione della storia,
Cioè, i contadini pensavano che i figli avrebbero fatto i contadini e i figli dei figli avrebbero fatto i contadini. Cioè, si sarebbe ripetuto sempre. E solo successivamente noi abbiamo cominciato ad avere un'idea del progresso, a parte alcune bolle, diciamo, di esplosione, come può essere stato il Rinascimento o queste cose qua, ma c'era veramente un'idea lineare e ciclica delle storie, no? L'eterno ritorno dell'uguale, che poi di Nietzsche, che però sotto tutt'altro aspetto. Quindi quello che mi ricordo di mio nonno diceva: guarda che una volta noi in Veneto avevamo la pellagra. Quando la pellagra arrivava, cioè, che volevi fare? Sarà stato il signore a mandarla o altro, però te la prendi, te la pigli e te la porti a casa. Invece il fatto, anche secondo me, perché io sono più un determinista, diciamo, o idealista da questo punto di vista, cioè io penso che noi possiamo veramente crearci un po' il nostro futuro, noi abbiamo più la percezione rispetto a una volta che abbiamo in mano quello che succederà domani. Anche se abbiamo sempre paura che quello che stiamo creando sta correndo troppo più forte di noi e ci sta un po' sfuggendo dal controllo. E questo è positivo perché se tu hai la percezione che il problema non è fuori da te, è molto più, cioè è più facile metterci una soluzione, no? Come sanno, probabilmente tante voi psicologhe sanno, sapete, ma ancora di più gli psicoterapeuti, la prima cosa di quando uno ha un problema è far capire che il problema è interno. Cioè, sei tu che hai creato questa condizione. E questo è un processo molto doloroso, però è il primo passo verso la guarigione, perché se è una cosa che dipende da te, la risolvi, ok? Quindi assumersi la responsabilità è sempre, ed è anche, e qua ritorniamo nel lavoro, cioè se uno pensa che sia disoccupato per via della crisi, non troverà probabilmente le soluzioni per diventare occupato. Mentre se invece pensa che sia una questione di se stesso, anche qua racconto spesso una storia, secondo me interessante. Io avevo due amiche, parlo al passato perché purtroppo ho perso un po' i contatti, ma è normale, che più o meno insieme hanno perso il fidanzato qualche anno fa, 6-7 anni fa. E allora, dopo, la prima fase è stata che chiaramente all'inizio, vabbè, rabbia, un po' di delusione, un po' di tristezza, vabbè, normale. Poi però entrambe hanno, cioè entrambe, diversamente hanno risposto a questa cosa. Una ha cominciato prima a interrogarsi e a dire: però anch'io effettivamente l'ho un po' trascurato, non ho capito prima i segnali, anzi prima è stato non ho capito prima i segnali. Poi è arrivata a dire: però anch'io effettivamente potrò spendermi un po' di più a fare una cosa per l'altra. Ci è voluto un po' di tempo, però ci vediamo domani. Domani prometto che nella pausa ti dico le lettere, ok? E invece l'altra è entrata nella spirale di che bastardo sto qua che mi ha mollato, cioè, è tutta colpa sua. La cosa curiosa, vabbè, a parte che una ha ritrovato un fidanzato e l'altra per 2 o 3 anni è rimasta single, ma la cosa veramente curiosa è che la prima, quella che poi aveva. Aveva detto che parte della sua colpa era stata tradita. Quindi aveva tutte le avrebbe avuto tutte le giustificazioni per dire che era stata colpa dell'altro. Mentre sono venuto a sapere che l'altra, invece che ha incolpato il fidanzato, era da 2 o 3 anni che bisticciavano un giorno sì e uno no. E questo probabilmente anche questo ha a che fare col mondo del lavoro, perché se tu entri nel mood in cui stai male perché è una conflittualità e cominci a spostare la colpa verso una cosa esterna, entri in quella cosa lì e dopo questo, addirittura dopo che succede il patatrac, ti preclude di trovare altre cose. E quindi anche questo, fare un lavoro che non ti piace, se nel momento in cui sei in crisi smetti di averlo, è molto più facile che poi non lo troverai. E qui apriamo un'altra ferita enorme, la cassa integrazione. In Italia, che non è fatta per trovare lavoro, quanti e sono i peggiori, le pochissime esperienze che ancora ho però ad affrontare, peggiori nel senso buono, cioè affettuosamente lo dico, perché hanno quella mentalità lì e detto: io sono in cassa integrazione, cosa devo fare? Devo aspettare che la fabbrica riapra. No, ma dico, ma stai scherzando? Se ti ha messo in cassa integrazione sarà perché probabilmente quell'azienda lì ha ottime probabilità che non riaprirà mai, o se riaprirà, riaprirà per qualche tempo, ma poi fallisce. E stai lì ad aspettare che cioè, hai i tuoi 1.000 euro, quello che è, per andare avanti, e
e vedere, aspettare cosa succede il mese successivo. E queste persone vivono male. E paradossalmente hanno uno stipendio, ok? Molto più di chi cerca lavoro. Un'altra cosa che mi è piaciuto stamattina, nessuno di voi ha detto sono disoccupato. Avete detto cerco lavoro. E un altro bias, purtroppo, è che la gente che viene a sti corsi qua è quella che cerca lavoro, non quella che è disoccupata, purtroppo. Quindi vedete quanta differenza fa. Purtroppo la cassa integrazione dovrebbe essere un mezzo in cui sei obbligato. Guardate, ho conosciuto il metodo svizzero e lì, tra virgolette, sono dei nazisti. Cioè, anche se tu sei in sedia a rotelle, ti vengono a prendere a casa e ti vanno a fare il corso di formazione continuo. Cioè, tu lo devi fare, ok? Se no ti tolgo il sussidio. Non importa se hai l'Alzheimer, se hai l'AIDS, se qualsiasi roba, non mi importa. Devi fare formazione lo stesso. Capite? Qual è la differenza? Poi si può mediare, ovviamente, questa cosa qua, però è lì che, cioè, veramente non smettiamo mai di imparare, non pensiamo, non, no. Chi? Ah, Kutir, sì, dalla Svizzera, sì, esatto. Ecco, questo è quanto. Vogliamo chiudere, guarda, con una risata, vediamo se ho qualche video carino che potrei farvi vedere. Purtroppo il paradiso della brugola non l'ho trovato. L'avete sicuramente visto il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, ma purtroppo non lo trovo adesso. Quello in cui dicono che lavoro fanno è Tre uomini e una gamba. Perché non è una delle scene più famose. Vediamo se lo trovo. Sa che prima mi sono fermato alla prima pagina. Ah, grazie mille. Niente, vabbè, era abbastanza divertente, però. Ah, vi faccio vedere Cacioppo, di cui ho parlato prima. Se lo trovo. Eccolo qua, dai. Buonasera. Io sono siciliano, ci sarà sparsa la voce, ne approfitto anche per salutare il presidente della mia nostra regione, Totò Cuffaro. Niente, io quando vado in giro per l'Italia, a volte la gente quando sente dire che sono siciliano mi dicono tutti la stessa cosa. Cioè, che bella regione la Sicilia, c'è un bel clima, un bel mare, la gente è cordiale, peccato che però state male perché manca il lavoro. Guarda, io ci ho abitato fino a qualche anno fa, il lavoro manca, ma non è che si sta male, anzi, c'è più tempo libero da dedicare agli hobby, agli amici, si fa una vita più serena, che secondo me come regione non è adatta per il lavoro, fa troppo caldo. Io ho sempre sostenuto che sud fosse l'abbreviazione di sudato. Anni fa, quando abitavo in Sicilia, cominciava a nascere il fenomeno della Lega Nord, questo signor Bossi che, insomma, voleva dividere l'Italia a noi meridionali dava un po' fastidio. Però adesso da qualche anno che abito a Milano e ho capito che in Italia ci sono tante regioni che hanno climi, caratteristiche, costumi diversi e non si può fare di tutta l'erba un bacio. Cioè, ho capito che in Italia ci sono regioni adatte per il lavoro e regioni adatte per la vacanza. La Lombardia indubbiamente rientra tra le regioni adatte per il lavoro. E a Milano è facile lavorare, che uno si sveglia la mattina, esce di casa, trova il freddo, la nebbia, la pioggia, la gente è tutta a lavorare, poi non c'è nessuno, uno dopo due o tre giorni che è là, per ammazzare la giornata si trova il lavoro. Cioè, almeno parlo con qualcuno. Non è come da noi in Sicilia, che uno si sveglia la mattina, esce di casa, che c'è una bella giornata, il sole, il mare è bello invitante, gli amici tutti al bar, a leggere il giornale, a mangiare la granita, che uno si guarda in giro e dice, ma vuoi vedere che l'unico stronzo che deve lavorare sono io domani? Prende male un po' questa cosa. Io mi ricordo qualche anno fa, la prima volta che conobbi un milanese dal vivo, che fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari, era un signore sui 60 anni che era venuto in vacanza in Sicilia, io l'ho visto in spiaggia i primi giorni, non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo, ho detto dai, la prima volta che ne vedo uno, l'ho fatto abituare alla mia presenza piano piano, i primi giorni mi nascondevo dietro i cespugli così, l'ho avvicinato con calma. Dopo 3-4 giorni questo qua mi prendeva il mangiare dalle mani, ho detto guarda la soddisfazione. Dopo una settimana poi abbiamo preso confidenza, una mattina mi ferma e mi fa, senti, mi devi togliere una curiosità, mi ha detto, ma tu all'età tua non lavori? Non lavoro, purtroppo in Sicilia ho detto manca il lavoro. Vabbè, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu ti sbatta più di tanto.
Io da 2 settimane che sono qua, ti vedo ogni giorno in spiaggia. Vabbè, ma anche il lavoro, non è che uno sta a casa a piangere, qua il mare è gratis, uno... Ma no, ho detto, fai male, io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori, mi sono ingrandito, ho fatto tantissimi anni di sacrifici. Però finalmente adesso, dopo tanti anni, mi ritrovo con una grossa azienda, con 300 dipendenti, che va avanti da sola, e finalmente io oggi mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Ho detto, guarda, per me fa piacere che lei abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare. Io stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare? Siccome erano già le 11, detto, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo per avere l'azienda. Poi valle a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, dove ci vuole una ricerca porta a porta. Però magari trova, poi a fine mese c'è chi vuole andare in ferie, chi sciopera, chi vuole l'aumento, chi vuole va in malattia, c'erano le tasse da evadere, la mafia da pagare, insomma un sacco di problemi. Ci ho pensato mezz'ora, è venuto il mal di testa, è tornato a fare un culo, vado a mare, va. Anche i politici, non è che in Sicilia ci avete aiutato più di tanto. Io mi ricordo anni fa c'è stato un politico, adesso non faccio nomi, va. C'è stato un politico, si è candidato, ha fatto una bella campagna elettorale, ci ha convinto, l'abbiamo eletto, questo è appena arrivato a Roma, si è seduto al Parlamento, la prima cosa che ha detto è il fatto che cioè, dobbiamo portare il lavoro in Sicilia. Non ha capito niente. Sono 40 anni che mandiamo là i politici a chiedere i contributi, questo di sua iniziativa va a chiedere il lavoro. Se c'è questa volontà, cioè chiedilo per te il lavoro, non dare fastidio agli altri, stiamo bene così noi. Grazie, buona serata. Adesso lei penserà che abbiamo guardato YouTube tutto il tempo. No, però vabbè. Ma no, ragazzi, ci facciamo una risata anche noi. No, no, io ve lo faccio vedere anche al nord, questo roba qua, anzi spesso. No, però attenzione, perché questo giustamente serve a noi del nord per riequilibrare la cosa. Perché va bene, abbiamo parlato anche troppo, perché devi per forza fare un lavoro se quello che ti piace è un'altra cosa, no? Cioè non è che devi diventare avere la Porsche in garage se la tua ambizione è quella di che ne so fare qualcos'altro, stare in spiaggia qua, ma è ovviamente spinto dall'altra parte. Però è anche vero che tu, se sei disoccupato in Sicilia, anche se vai a mare tutti i giorni come dice lui, non sei contento o no? Cioè uno dice, ma ho tutto il mare, il resto, capito, ma cosa ti manca? Cioè, l'esempio che facevo io stamattina, voi mi potreste dire, ma è come l'eremita, no? Non ha niente, però è contento. Sì, però l'eremita aveva il valore e aveva l'obiettivo ed è tutto lì. Quindi la verità sta nel mezzo. Cioè, quando tu trovi i valori della tua vita e trovi l'attività che ti permette di orientarti verso quei valori lì e cominci a fare qualcosa che sia coerente con questi lavori, allora sei contento. E quindi va bene avere la fabbrichetta o altre cose, ma se la stai facendo in proiezione di qualcosa, quindi quando tu realizzi che stai facendo qualcosa che è coerente con i tuoi valori e con le attività che a te piacciono, sei soddisfatto. Quindi la cosa sta un po' nel mezzo, però non devi neanche diventare un workaholic, come dicono in America, cioè lavorare per il lavoro e basta, o per avere la Porsche nel garage. È tutto lì, no? Cioè, paradossalmente, sia la persona che sta in spiaggia, paradossalmente, continuo a dirlo, ma non è paradossale, sia la persona che sta in spiaggia perché è disoccupata, sia la persona che lavora con 300 dipendenti e dopo 40 anni si può permettere di stare tutto il giorno in spiaggia, ma ha passato 40 anni d'inferno, probabilmente, ed è uno dei fortunati che è riuscito ad arrivare e determinati, soffrono perché non sanno dove stanno andando, no? Non sanno a cosa serve avere una fabbrica, o cosa dovrebbero cercare invece che stare in spiaggia tutto il giorno. Ci credete un po'? Devo cercarlo perché l'obiettivo è quello di un panino. No, non è mai quello. Non è una battuta. No,
no, però lo sto facendo. Alla fine no, è però vero, no, c'è gente che non vuole lavorare, è giusto che non lo faccia. Evidentemente ha un altro valore, è inutile insegnarvi a lavorare se non lo vuole fare. Ma guarda che il lavoro non deve essere, cioè, apriamo la mente all'idea lavoro. Cioè, il lavoro può essere anche non retribuito, può essere anche una cosa che non rientra, però tutti noi. Allora, apriamo un'altra mini parentesi filosofica, se vi interessa, prima di andare a mangiare, ma secondo me è veramente molto interessante. Io la mia tesi di laurea l'ho fatta su comunicare la morte, ok? Perché è l'ultimo tabù della comunicazione. Cosa ho scoperto facendo questa tesi qua? Che pare, anche se non è certo, che biologicamente noi ci siamo programmati per morire. Cioè, i primi organismi non morivano internamente, ma morivano solo per accidenti esterni oppure vivevano per sempre. Perché sto parlando di microrganismi unicellulari, e pare forse che abbiano addirittura ancora trovato una cellula che non ha questo meccanismo interno. Cioè, il nostro corpo è fatto perché muoia, parti di noi muoiono, parti delle nostre cellule muoiono ogni giorno, ok? Ed infatti del cancro è quando cominciano a morire in gruppi e il corpo non riesce a rimpiazzarle in una certa maniera, ok? Anche lì, altra parentesi, il cancro è la nuova piaga del Novecento. Ma perché prima si chiamava morte e basta, cioè uno moriva, punto e basta, ok? E noi cerchiamo di rinviare questo sempre per ricollegarsi a quello, cioè becchi un cancro, non lo chiamavi cancro, lo chiamavi morte, e me l'ha mandata il Signore, è finita lì. Ma questo per dire che, perché abbiamo, allora la grande domanda è perché biologicamente abbiamo pensato che fosse conveniente fare morire, no? Perché senza la morte non c'è progresso. Perché se tu hai un tempo limitato, allora fai qualcosa per raggiungere un obiettivo. Se no, cosa succede? Che tutti, cioè anche il sistema, si popola di un sacco di esseri di vita che consuma risorse senza produrre niente, no? Che se tu sei immortale, cosa ti fa produrre qualcosa in più? Niente, no? Stai lì. È come stare in piaggia. Allora, tutto questo per dire che noi proprio, per come siamo, per le cellule che siamo fatti, noi abbiamo bisogno di un lavoro, perché sappiamo dentro di noi di avere un tempo limitato e sappiamo dentro di noi che dobbiamo far fruttare questo tempo limitato a seconda di un obiettivo, di qualcosa che vogliamo realizzare nella nostra vita. E infatti nei 10 passi che vedremo dopo, il primo più importante di tutto è trovare il tuo valore, e si risponde con una sola domanda che non piace, ma bisogna fare, e ce la facciamo tutti anche se non lo diciamo, è: cosa vogliamo lasciare quando non ci saremo più? Cosa vogliamo che rimanga di noi quando non ci saremo più? E se rispondiamo a questa cosa, scopriamo che non è passare tutto il tempo in spiaggia, non lo è per nessuno, non è neanche essere ricchi, non è neanche avere potere, perché tutte queste cose, una volta che non ci siamo, non esistono più. Dentro di noi vogliamo lasciare qualcosa, e quindi questo qualcosa è il valore che vogliamo perseguire, e se noi lo perseguiamo tramite un'attività, allora siamo realizzati, ma proprio biologicamente, ok? Quindi proprio della materia con cui siamo fatti. Direi che va bene per chiudere questa cosa qua, ok? Se andiamo a rigenerare le cellule con un paninazzo o una cosa del genere.